Secondo test premondiale per le azzurre di Milena Bertolini. Dopo il successo contro la Svezia, l'Italia sfida ad Donnersbruck la Germania, squadra da sempre al vertice del calcio femminile, attualmente seconda nel ranking FIFA. Rispetto all'amichevole di Cremona, Milena Bertolini recupera Sara Gama schierata al centro della difesa in coppia con Salbai e conferma Manuela Giuliano nel ruolo di play basso, con Galli e Cernoi ai lati e Bonansea alle spalle del tandem offensivo Girelli-Sabatino. L'Italia scende in campo con il lutto al braccio per ricordare l'ex azzurrina Verena Erlacher. Inizio da incubo però per la squadra di Bertolini. Al sesto Lina Magul sfonda centralmente grazie ad un rimpallo e con il sinistro supera Giuliani in uscita. Padroni di casa è subito in vantaggio per il centrocampista del Bayern Monaco. Si tratta anche del sesto centro con la nazionale tedesca. Il gol dà ulteriore spinta alle padrone di casa. Al diciottesimo, sugli sviluppi di questo corner, le azzurre lasciano colpevolmente sola Sara Dabritz, la cui conclusione trova la decisiva deviazione di Pop. 2-0 Germania, azzurre stordite da questo avvio di gara veemente delle tedesche. Nel momento più difficile, tuttavia, le ragazze di Milena Bertolini trovano la forza e soprattutto l'orgoglio per reagire. Al minuto 29, Bonansea elude la trappola del fuorigioco e sfrutta al meglio il lancio con il contagiri di Guagni, destro chirurgico sul primo palo, e l'Italia riapre il match 2-1. La tenacia delle azzurre viene così premiata a 2 minuti dall'intervallo. Sul cross dalla destra di Cernoia, Daniela Sabatino sceglie il tempo giusto e di testa insacca il pallone alle spalle del portiere tedesco. Al 43esimo e 2-2 si ripete l'attaccante del Milan dopo il gol vittoria con la Svezia. Il primo tempo si chiude così, con le squadre in parità. Quando il più sembra fatto, ecco che però nella ripresa la Germania preme subito nuovamente sull'acceleratore. Al quinto Magul indovina il filtrante per Giulia Guin, che davanti a Giuliani non sbaglia. 3-2 ed è Italia nuovamente costretta a rincorrere. Che il copione sia lo stesso del primo tempo se ne ha la riprova al minuto 60. Questa volta è il traversone di Simon a trovare impreparata la difesa azzurra, sorpresa dall'inserimento vincente della neo entrata Peterman. 4-2 Germania a questo punto per le ragazze di Milena Bertolini. La gara è ormai compromessa. Il CT azzurro prova comunque a cambiare. Dentro Parisi, Alborghetti e Giacinti, fuori Cernoia, Giuliano e Sabatino. I risultati non sono tuttavia quelli sperati. All'86esimo, da un errato rinvio di Giuliani, ne approfitta ancora una volta Peterman, che offre a Maier il pallone per il più facile dei gol. 5-2, punizione severissima per l'Italia, colpevole forse di troppe disattenzioni difensive. Nel finale Giacinti prova ad accorciare le distanze, ma il suo tiro sorvola la traversa. All'Italia così a Donnersbruck non basta la splendida rimonta del primo tempo. A 7 mesi dal mondiale c'è però ancora tutto il tempo per correggere gli errori commessi.